noi come associazione, anzi, visto che abbiamo la connessione, vi faccio vedere anche il nostro sito, che si chiama www.apilombardia.it. Se a qualcuno dovesse interessare, e come funziona? Ok, e diciamo che cerchiamo di coadiuvare gli apicoltori. Noi abbiamo più o meno 1600 soci apicoltori, e di tutte le tipologie, dagli hobbisti con un alveare ai professionisti con più di 1000. E quindi ovviamente i servizi non sono sempre gli stessi, le richieste, i servizi degli associati non sono sempre uguali, anzi molto diversificate, però cerchiamo nei limiti del possibile, perché siamo un'associazione comunque piccola, perché siamo una decina di persone a doverci occupare di questi 1600 soci, cerchiamo di fare il possibile, diciamo così. E quindi anche noi organizziamo dei corsi più o meno come questi ogni anno, soprattutto per gli hobbisti, ma anche di secondo livello. Pensiamo di organizzare dei corsi anche di secondo livello, quindi per chi le api già le conosce e quindi ce le ha già da qualche anno, però vuole fare un attimo il salto di qualità, vuole che diventi anche un'attività collaterale, no? Alla propria. E diciamo che la parte normativa è una delle parti su cui i soci vengono assistiti. Qualcuno di voi ha già le api? Ha già alveari? E voi siete associati a qualche associazione? Siete dei liberi battitori? Allora, diciamo che aiuta, nel senso che fare parte di un'associazione di apicoltori vuol dire conoscere altri apicoltori, vuol dire formarsi conoscendo altri apicoltori. Cioè, l'apicoltura negli ultimi 20 anni è cambiata tantissimo, tantissimo, e continua a evolversi. Sono state introdotte nuove patologie, quindi le tecniche apistiche cambiano. Il clima cambia e ci si deve adeguare anche con le proprie tecniche, con le tecniche apistiche al clima che cambia. Insomma, e frequentare apicoltori vuol dire imparare, vuol dire essere sempre aggiornati su tutto quello che c'è da fare. Quindi per me è consigliabile, insomma, che sia la nostra, che sia quella di qualunque altra associazione, è consigliabile farne parte. Allora, detto questo, se avete domande poi fermatemi, ogni qualvolta avete qualche domanda, non c'è nessun problema. Parliamo un po' di normativa. Allora, queste sono solo